Grazie a Roberto, al dottor Calvani e a tutto il direttivo dell'Ordine dei Psicologi del Friuli Venezia Giulia per l'apertura, la vivacità, insomma hai una serie di iniziative che sono veramente interessanti, non solo, ma mi pare, come dire, dentro, no, a quelli che sono come dire, i rituali più importanti che magari fondano proprio l'identità di un sistema, no? E quindi mi sembra che questa idea di inquadrare questa giornata all'interno di una festa così grande e importante per il sistema Trieste, ma per tutto il sistema Friuli Venezia Giulia, sia stata un'idea geniale, no? E quanta vivacità. Ecco, quindi grazie a Roberto sempre anche per la collaborazione interessante che abbiamo in questa occasione, abbiamo avuto in questa occasione, ma anche in tante altre, no? E grazie a voi che siete venuti. Il Centro Padovano, sede di Trieste, che ora ha come vice direttore la dottoressa Mreule, è sempre più impegnato ad entrare, diciamo, dentro, no, il tessuto cittadino e a mettersi a disposizione per creare occasioni di formazione permanente. Ok, quindi grazie e iniziamo i lavori. Ho dato a questo breve intervento, che cercherò appunto di far stare nel tempo minore possibile anche per recuperare un po' sul leggero ritardo, il nome di varianza e invarianza nei sistemi. Perché questo titolo, tante le forme dei sogni d'amore che si stanno sviluppando nel nostro tessuto sociale e tante le possibilità che si creano e sono percorsi nei quali le persone desiderano avanzare insieme e che però spesso, come sappiamo, sono costellati da eventi che poi non sempre sono felici e magari, come ricordava come ricordava la collega dell'Ordine degli Avvocati, ci vede a collaborare con il contesto giudiziario. Ok. Quindi le domande che ci dobbiamo porre di fronte a queste diverse forme che prende il desiderio di vivere e di proseguire, no, nel costruirsi delle vite confortevoli e che prendono forme così diverse sono, a mio avviso, queste. Sono poi così diverse queste forme? Noi operatori che dobbiamo provare poi ad aiutare queste persone nei momenti in cui questi percorsi incontrano difficoltà. Dobbiamo avere dei modelli che ci aiutano a riflettere su cosa resta e cosa cambia in queste diverse forme. E devono essere dei modelli interpretativi che ci portano ad avere dei riferimenti essenziali, che poi vanno adattati e modificati, come sarà il tema di tutta la giornata di oggi. Okay? Chi tra noi sistemici e sistemici di corrente milanese si è dedicata da un bel po' di anni allo studio di queste forme nuove di famiglia è la dottoressa Fruggeri, penso che tutti voi sapete. Gli avevamo chiesto con Roberto se poteva venire oggi, ma aveva già un'altra situazione, diciamo, coincidente, quindi non poteva venire. Ma mi sentivo doverosamente di ricordarla e di ricordare alcune cose che lei ci dice nei suoi lavori. La prima cosa, perché il lavoro suo riguarda anche molto i pregiudizi degli operatori, la prima cosa è che non possono essere sbrigativamente collocate nell'ambito della patologia, no? Perché su queste nuove forme di famiglia si è portati perché come di fronte ad ogni situazione un po' diversa,
no, si è portati a vedere subito come se fosse un meno di, no? La prima cosa è quindi un richiamo a noi operatori a non entrare in questo tipo di pregiudizio, no? Ed è un atteggiamento profondamente sistemico, quello di pensare sempre in positivo, no? A ciò che c'è e non a ciò che non c'è. La seconda cosa che ci dice la Laura è che ogni forma di famiglia è dentro un contesto più ampio e quindi è coordinata al tipo di cultura, no? E quindi in qualche modo, ad esempio, un altro spunto interessante è vedere come e se questo aspetto della polarizzazione sessuale sia coordinato a una evoluzione del contesto sociale che probabilmente per alcuni aspetti lo rende meno indispensabile, dove paradossalmente forse le funzioni di accudimento diventano più importanti di altre funzioni, no? E comunque vedere le forme di famiglia inquadrate in un contesto più ampio è il secondo richiamo, che si connette sempre all'idea quindi di non guardarle come forme di patologia, ma forme coordinate a un'evoluzione di un sistema. La terza cosa, che riguarda proprio l'oggetto di queste poche cose che vi dico, è che quindi anziché interrogarsi su cosa manchi o non funzioni in queste forme familiari, è utile interrogarsi su quali sono le caratteristiche del loro funzionamento. Allora il primo problema è: ma queste diverse forme di famiglia a cosa servono? Cosa serve una famiglia? Sempre nella ricerca che fa Laura all'interno dei, diciamo, dei pregiudizi o delle idee che un contesto culturale ha della famiglia, evidenzia quattro tipologie. Nella famiglia si cerca un progetto, si cerca una nicchia, la famiglia come istituzione, si cerca un'organizzazione che in qualche modo protegga la nostra vita e le dia una continuità, e si cerca un insieme di legami, no? Vengono fuori queste quattro, ci dice ancora ciò che nelle rappresentazioni dei soggetti, questa è una cosa interessante perché in questa ricerca però pare che alla fine ciò che fa identificare la nuclearità di una famiglia è la possibilità di identificarne i confini. Quindi la prima cosa che cerchiamo nel fare una famiglia è un nucleo di appartenenza, no? E questo ci sta con quello che la piramide di Maslow ci dice, no? Perché i primi bisogni dell'uomo, quindi una famiglia, in qualche modo deve rispondere ai primi e più fondamentali bisogni, quelli fisiologici, quelli della sicurezza e quelli dell'appartenenza, che sono il punto di partenza e la base della nostra sopravvivenza. Ora, questo ci sta con il nostro mitico e mai dimenticato e sempre presente Cecchin, che amava dire: il maggior bisogno dell'uomo è di essere visto, di sentirsi riconosciuto. Allora, tutte queste forme di famiglia devono essere in grado di fornire accudimento, protezione, appartenenza e crescita. Ok, ma ci sono dei punti critici? Allora, a mio avviso c'è comunque in ogni forma di famiglia, e questa è una qualcosa che penso fa parte dell'invarianza dei sistemi, che in tutti questi sogni d'amore, che devono diventare relazioni stabili, in grado di fornire posti sicuri e luoghi di attaccamento, c'è un problema da superare, che l'attaccamento è un qualcosa che è diverso cercarlo e darlo, perché cercarlo, che risponde ai bisogni del sistema d'attaccamento, richiede
sviluppa degli atteggiamenti di fondo che sono molto centrati su una ricerca di equilibrio interno, no? Quindi soddisfazione dei propri desideri, e questo include una bassa capacità negoziale. Creare l'attaccamento, quindi creare legami sicuri, richiede lo sviluppo del sistema cooperativo e quindi lo sviluppo di abilità e di capacità che in qualche modo vanno in senso diametralmente opposto. Allora, perché ricordare questo? Perché tutti questi sogni d'amore sono basati su un bisogno reciproco di soddisfare una scelta affettiva. E questo può avere un aspetto che rende in qualche modo più fragile il tutto. Ogni innamoramento noi sappiamo che è soggetto ad un tot di cecità, perché, ed è un paradosso interno l'innamoramento, perché noi ci proiettiamo nel futuro a costruire questi luoghi di appartenenza, ma in qualche modo il desiderio che noi abbiamo ha a che fare con i bisogni che abbiamo maturato nei legami con la famiglia d'origine. E se questi bisogni contengono degli aspetti rivendicativi di ciò che non abbiamo avuto, la nostra ricerca di innamoramento sarà così, quello che cerchiamo nell'amore sarà così intenso che in qualche modo ci porterà a vedere assai pochi particolari della persona di cui ci innamoriamo, e quindi ci sarà un'ampia area di cecità che potrà rendere più fragile il tutto. Ecco perché cercare l'attaccamento è diverso dal fornirlo. E allora cosa dobbiamo guardare nelle famiglie per vedere poi le vicende relazionali che questo attaccamento e questo innamoramento produce? E qui ci viene in aiuto la teoria sistemica. La teoria sistemica che sappiamo, qui c'è, li conoscete, Peterson insieme a Margaret Mead, la sua prima moglie, e quindi la teoria sistemica la costruisce dall'antropologia. La teoria sistemica è un desiderio di introdurre delle invarianze nella lettura dei sistemi che poi possano venire adattate ma che diano dei criteri generali. E i nostri quattro genitori ci dicevano: la famiglia, qualunque famiglia, è un sistema con storia che attraverso processi di calibrazione stabilisce le proprie regole per tentativi ed errori, no? Quindi il concetto di regole di funzionamento di un sistema, per qualunque sia il tipo di sistema, resta un'invarianza. E le funzioni essenziali del sistema ritengo anche, no? Un sistema, come abbiamo visto anche dalla ricerca di Laura, per fornire una base sicura deve essere in grado di avere confini riconoscibili, sapere la fonte delle regole, da dove viene, deve avere delle alleanze che si mantengono entro una certa stabilità, e solo così poi potrà far capire alle persone che cosa si può aspettarsi e che cosa si può fare. Si possono addirittura misurare, non sto qui. Allora, questi parametri, che sono quelli generali della sistemica, sono ancora validi? Sono utili a interpretare questi tipi di famiglie? Vanno adattati? Questa è la domanda. E qui torna il richiamo di Laura a capire cosa caratterizzi il funzionamento. Questi sistemi ci obbligano a vedere quantomeno quattro aspetti: i cambiamenti nel ciclo vitale, la gestione e l'adattamento che questi parametri hanno, i nostri pregiudizi e la modificazione delle strutture di intervento. Qui non mi dilungo e vado veloce perché il tempo passa.
un concetto nel ciclo vitale che oggi evidentemente include una serie di fasi nuove. Quello che va mantenuto presente è che comunque poi nella testa del bambino ci saranno le storie che gli permetteranno di rispondere a questo: quando, come e dove ho imparato ad essere quello che sono. Quindi, al di là delle modificazioni del ciclo vitale, che aumenta i tipi di fasi e le rende sempre più sfaccettate, torna il tema della necessità della stabilità per fornire accudimenti e posti sicuri. Sicuramente in una famiglia monogenitoriale saranno i confini e le gerarchie che verranno messi un po' in discussione, perché un genitore solo ha bisogno dell'aiuto delle famiglie estese, perché deve reggere il ruolo di due genitori, il maschile e il femminile, e comunque il ruolo autorevole e accudente insieme, no? E quindi probabilmente saranno i due parametri maggiormente messi in discussione. Nella famiglia ricomposta pure, perché chi è il mio vero genitore è il tema centrale, qual è la mia vera famiglia è un tema centrale, quali sono gli adulti a cui devo rispondere e qual è il mio genitore è un tema centrale. Nelle famiglie omogenitoriali probabilmente l'aspetto delle gerarchie, perché dovranno decidere la leadership se è comune o non comune, no? E probabilmente questo da qualche parte influenzerà anche l'aspetto delle alleanze. Nelle famiglie interculturali probabilmente sono le gerarchie, ma anche tutto l'assetto di regole diverse. Allora vedete che, avendo dei riferimenti, noi possiamo andare a provare a vedere nei diversi sistemi quale è l'area che in qualche modo è messa più sotto sforzo, no? Nei cambiamenti evolutivi. Ok, in un lavoro che abbiamo fatto riguardo agli strumenti terapeutici, a partire dai concetti sempre che ci hanno insegnato i nostri padri, che sono l'ipotizzazione, la circolarità e la neutralità nel trattare i sistemi, con delle colleghe abbiamo identificato ad esempio tutta una serie di modificazioni che vanno fatte per intervenire con le famiglie interculturali, con le famiglie di diversa cultura, dove centrale è tutto l'allargamento al lavoro di rete, al lavoro di connessione, dove la seduta classica ad esempio è molto difficile da realizzare o quasi impossibile, dove è preferibile fare un lavoro con gruppi di famiglie, dove le tecniche di impatto o le tecniche d'azione, quindi le azioni da fare insieme, prendono il posto centrale. Quindi tutta una serie di modificazioni nel modo di fare terapia che rendano il modo di fare terapia molto più coordinato con dei sistemi linguistici e di significato che sono ben diversi da quelli di altre forme familiari. E concludo con questa cosa. Quindi noi come clinici, no, abbiamo come nostro elettivo campo il lavorare in mezzo alle persone, in questo gioco indefinibile e potente dove l'incontro avviene nell'infinita varietà umana. E quindi buon lavoro per oggi e mi sposto là. Volevo dire che non potevamo iniziare meglio di così, nel senso che l'intento di Andrea era quello di creare una cornice all'interno del quale poi oggi ci saremmo mossi, e quindi penso che non poteva spiegarlo meglio, no? Visto che nel programma leggevo, avevamo il nostro obiettivo era proprio quello di toccare diversi spaccati, no? E quindi io non aggiungerei niente altro dal punto di vista teorico, ecco. Mi sono definita nel tra, no? Nel senso che, come hai chiuso, visto che il mio senso di appartenenza oggi
no? È come se oggi avessi unito le mie famiglie, no? Nel senso che io ho il doppio ruolo ordine, faccio parte del CPTF e per cui oggi per me è una grande festa, no? Parlando con alcuni relatori, nel mio immaginario, nella mia metafora, oggi è quella di una grande festa in cui tutti portano un cibo, è come quando a Natale, no? Invece di dire ok, preparo un banchetto, ognuno di loro porta un proprio piatto a cui noi andremo ad attingere, ad assaggiare, ecco. Quindi mi piace l'idea di essere un tra che ha messo insieme le due famiglie, le mie famiglie, ecco. Quindi grazie. Ok, grazie Simona anche per questo, e effettivamente oltre che tra siamo insieme, uniamo. Okay. Allora, chiamo Oscar Dionis, psicologo, psicoterapeuta, dipendente presso l'AUSD di Trieste, che lavora al CSM Maddalena e che interviene con un tema importante che riguarda anche una tecnica, una modalità nuova che è derivata dalla sistemica o che è uno sviluppo dell'ottica sistemica e che si chiama dialogo aperto. L'intervento terapeutico riabilitativo alla famiglia nell'ambito domiciliare in un'ottica di dialogo aperto. Grazie Oscar.